Grazie Presidente. Allora, questa è una mozione veramente importante che nasce dal lavoro fatto dalla Commissione. Ci siamo incontrati in Commissione per ben due volte sull'argomento per analizzare tutti gli strumenti a disposizione di noi consiglieri nell'indirizzo politico relativo ai cambi alloggi ERP. Si tratta di indirizzi politici che non erano mai stati dati prima. Quindi noi chiediamo la modifica addirittura di una delibera di giunta comunale del 2007, in ottemperanza a quanto prevede il regolamento regionale del Lazio numero 2 del 2000. Attualmente i cambi alloggi sono fissati ad una percentuale del 2% sul totale delle assegnazioni degli alloggi ERP. È una percentuale veramente molto bassa rispetto a quanto possiamo arrivare, che è il 10%. E noi infatti chiediamo proprio questo, perché il cambio alloggi intanto garantisce alle persone un maggior conforto nel disporre della loro abitazione, quindi avere abitazioni a propria disposizione molto più adatte al nucleo familiare che poi durante gli anni ovviamente cambia, perché ci sono figli che lasciano l'abitazione dei genitori e quindi il nucleo ha necessità di appartamenti più piccoli. Oppure ci sono famiglie che si allargano e quindi hanno uno, due o più figli e necessitano poi di alloggi di dimensioni più ampie. Quindi è un miglioramento che non va a discapito di niente, di nessuno, anzi, infatti il numero totale dei nuovi alloggi da assegnare non cambia. Non cambia nella totalità, perché ovviamente chi prende un nuovo alloggio in base alle proprie esigenze chiaramente lascerà il precedente proprio a disposizione dell'amministrazione. Quindi eviteremo sovraffollamenti negli appartamenti di Roma Capitale o appartamenti appunto che non vengono utilizzati nella loro interezza in quanto il nucleo familiare è più piccolo delle disponibilità. Questo consente a Roma Capitale chiaramente di arrivare a gestire i beni a propria disposizione in maniera più corretta, più adatta alle esigenze dei cittadini che attualmente alloggiano nei nostri edifici di edilizia popolare pubblica. Quindi chiediamo, nello specifico, anche di far predisporre il programma di mobilità dell'utenza alloggi ERP, almeno biennalmente, ed il bando relativo del concorso in applicazione proprio al regolamento regionale, di portare al 10%, che è la percentuale massima della possibilità di appunto effettuare cambi alloggi, di creare sul nuovo portale di Roma Capitale una sezione appositamente dedicata ai cambi alloggi ERP, nella quale poter pubblicare, chiaramente nel rispetto della riservatezza dei richiedenti, un annuncio di ricerca alloggi. E questa forse è la parte più innovativa della delibera, viene fatta in realtà anche in altri comuni, su Roma sarebbe una novità, cioè quella di pubblicare, di mettere a conoscenza tutti i cittadini che alloggiano in ERP di eventuali altri cittadini che mettono a disposizione la loro abitazione. Sì, questo perché è molto importante, perché agevolerebbe i cambi di alloggio consensuali all'interno dell'alloggio ERP. Quindi le famiglie potrebbero, diciamo, trovare alloggi che favoriscono il loro nucleo familiare senza andare nemmeno a toccare i nuovi alloggi che vengono poi riassegnati, gli alloggi in riassegnazione. Quindi questo è un passo avanti decisivo nella gestione degli alloggi ERP che insomma noi seguiremo, e il lavoro della Commissione continua adesso con ulteriori approfondimenti su tutti gli ambiti, andando ad incidere politicamente proprio sulla direzione da prendere per migliorare la vita e la gestione dei nostri alloggi di edilizia popolare pubblica. Grazie. A lei interviene in